Per la giornata della memoria a Pistoia sono stati ricordati tre militari che durante l'ultimo conflitto mondiale furono deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra. Si tratta di Vittorio Innocenti, Lido Maestripieri e Iorio Vivarelli, quest'ultimo noto scultore al quale è intitolata la fondazione omonima che ha sede a Pistoia e che raccoglie parte delle sue opere. Ai familiari sono state consegnate dal prefetto di Pistoia, Licia Donatella Messina, le onorificenze concesse dal Presidente della Repubblica. Sono state persone che non hanno voluto aderire alla Repubblica Sociale Italiana e tantomeno collaborare con le autorità tedesche e quindi sono state deportate per i lavori della campagna di guerra nei campi di concentramento. La cerimonia di consegna delle onorificenze si è svolta a Palazzo De Rossi, sede della Fondazione Caripit, nell'ambito della quale si è tenuta anche una lezione civile a cura della professoressa Valentina Pisanti, docente di semiotica all'Università di Bergamo. Ciò che preoccupa adesso sono gli usi strumentali di questa memoria, di queste e di tutte le memorie traumatiche. E la tesi che sosterrò oggi è che forse la memoria non è mai stata lo strumento più adatto per evitare che cose del genere capitassero di nuovo. Iniziativa inserita nel programma della seconda edizione delle Parole di Urbinek, progetto ideato e curato da Massimo Bucciantini per Uniser e realizzato in collaborazione con ATP Teatri di Pistoia, col sostegno di Fondazione Caripit e con la compartecipazione del Comune e il patrocinio della provincia e della regione.